chiama il sensitivo. Questo è ancora più particolare. Ma spiegaci questo, puoi passare per favore? Si crea un varco, e già questo è simbolico, chi lo vuole cogliere lo colga, e io sceglierò fra di voi un mediatore o una mediatrice. E questa persona svolgerà per me un ruolo fondamentale, perché farà da tramite affinché io riesca a ritrovare la persona che in mia assenza verrà scelta. Sei la mediatrice. Ok? Cosa deve fare? Io uscirò, la mediatrice sceglierà una persona. Però prima che la scelga, scompacineremo le carte e quindi voi vi alzerete e cambierete di posizione, perché io non voglio avere nessun tipo di vantaggio rispetto a voi. E non voglio dare adito a interpretazioni, credenze, mistificazioni. Voi vi alzerete e scambierete di posto e lei sceglierà qualcuno, chiunque tu vuole, ok? Posso fare una domanda? La telecamera c'entra qualcosa con questo gioco? Non è così, però potrebbe essere un giorno da sviluppare. Ma perché se non ci mettiamo tutti lì così, no? Alzatevi, scendete tutti di posto e lasciate scegliere al mediatore la persona. Ora. Vuoi entrare? Non c'è nessuno.
Mirko! Vigliati, siete dei vigliati. Mi hanno mandato fuori. La sua figlia! Mi giuro, l'ho guardato negli occhi così. Quando l'ho vista, speravo fosse andata a parlare di chi. Pensa la persona che scelto, arrivata, forte e chiara. Ragazzi, questo è ciò che arriva a me, non so se corrisponde alla realtà. Tengo. No!